Buonasera, buonasera a tutti, benvenuti su Liberi.tv. Questa sera del 7, venerdì 7 dicembre 2012, iniziamo come di consueto questa serata di dirette che sarà interessante, al massimo di come abbiamo potuto realizzarla, con qualche difficoltà e qualche defezione dell'ultima ora determinata dai rigori del clima, dai recentissimi rigori del clima, soprattutto da Milano. E comunque cominciamo questa virgola, di questa sera, parlando di rappresentanza politica. Rappresentanza politica è il modo migliore per poter scegliere le persone che rappresenteranno le istanze dei componenti, di una collettività organizzata. È un tema che affligge gli uomini da un paio di migliaia d'anni almeno. Nella penisola italica, i primi sistemi organizzati furono di tipo censitario. Gli antichi romani, insomma, ci avevano pensato. Sistemi censitari erano detti quei sistemi che discriminavano gli aventi diritto al voto in base al reddito. Poi, per fortuna, la storia ha progredito, le evoluzioni sono state molte. Fino a una svolta decisiva, diciamo in tempi più recenti, che si è avuta con la maturazione del concetto di democrazia, in cui in qualche modo, con approssimazioni variabili da luogo a luogo, insomma, il principio base è stato ed è tuttora quello di una partecipazione del popolo tutto alla determinazione dei propri rappresentanti nelle istituzioni. Nell'Italia contemporanea, solo dal 48, dal 1948, abbiamo conosciuto il suffragio universale, sistema che chiamasse alla pronuncia mediante l'elezione appunto tutto il popolo, sia agli aventi diritto. Da quel momento in poi, appunto, tutto il popolo, sia uomini che donne. Questo fu un passaggio che fu veramente una pietra miliare nell'esercizio del diritto di voto. Fece salire, insomma, l'Italia ad un livello di civiltà simile a quello di altri paesi in Europa. Ecco, da allora, quelle che con formule semanticamente appena passabili si sono state chiamate prima e seconda Repubblica, in Italia sono seguiti aggiustamenti minimi, pur sempre importanti. La politica, purtroppo, nel frattempo è diventata sempre più sinonimo di partitocrazia, cioè di regime dei partiti che hanno gestito tutto ciò che prevedesse potere. Conseguentemente, il potere è diventato un fine e non più uno strumento. Ovviamente, anche la scelta, dei candidati ad incarichi pubblici, alle istituzioni pubbliche, è divenuta monopolio dei partiti. Quindi, un sistema interno ad associazioni che sono poi partiti, che ha avuto una diretta influenza nella gestione della cosiddetta cosa pubblica. All'interno dei partiti, in Italia, questa scelta è sempre stata in qualche modo una chiamata, diciamo, per cooptazione, fino a tempi recentissimi, in cui ci si è resi conto che la cooptazione non bastava più per essere e mostrarsi garanti delle istanze della base, insomma, dell'elettorato, dei cittadini. E quindi abbiamo vissuto l'esperienza che abbiamo variamente commentato, perché no, emozionante, delle primarie del centro-sinistra, con la sfida in due tempi, conclusasi con il duello finale tra Pierluigi Bersani e l'outsider, perlomeno per una certa nomenclatura, ecco, in confronto a una certa nomenclatura, Matteo Renzi. Sicuramente questa novità, che in altri paesi è una prassi, in alcuni posti anche secolare, qui da noi ha fatto riacquistare un po' di credibilità al ceto politico, perlomeno a parte di esso. La parte avversa al centro-sinistra, quindi il PDL, o meglio una parte del PDL, ha colto l'importanza, in qualche modo potremmo dire purificatrice, delle primarie e ha cercato di proporle per il PDL stesso. Ma indubitabilmente la caratteristica di un partito incentrato su una sola persona, Berlusconi, costituitosi con caratteristiche di un gruppo carismatico, è una cosa incompatibile con il concetto in sé di primarie. E infatti il tentativo è miseramente naufragato. Questo naufragio, secondo me, ha disvelato ciò che
forse per alcuni non era ancora abbastanza chiaro. Primo, che il segretario Alfano non ha assolutamente l'autonomia politica di azione, che è una simile funzione, appunto, che un simile incarico di segretario necessiterebbe all'interno di un partito. Tanto che la decisione di Berlusconi di ricandidarsi, peraltro si dice scaturita addirittura da un sussulto quasi caratteriale, ha fatto naufragare, pare del tutto, a meno che non ci siano sorprese, quello che sarebbe potuto essere, appunto, delle primarie, potuto essere l'inizio di un percorso interno di trasparenza, ma anche di partecipazione. Chissà se al suddetto naufragio non si cercherà di porre rimedio il 17 dicembre, giorno della scadenza del pagamento dell'ultima rata dell'IMU, con un annuncio promessa dell'intenzione di eliminare proprio l'IMU, magari sulla prima casa. Sembra una cosa un po' già vista. Sempre nel PDL, di ora in ora si assiste al ritorno dei replicanti alla casa del padre, cioè al supporto alla decisione di Berlusconi da parte di personaggi che negli ultimi mesi ne avevano preso le distanze, non tanto per autonomia di pensiero, che non hanno mai avuto, ma per puro calcolo di convenienza. Costoro adesso capiscono che se vogliono mantenersi la poltrona è Berlusconi che dovranno gratificare, non certo la base che si è solo ipotizzato fino a un certo punto potesse scegliere e potesse sceglierli attraverso delle primarie di partito. Di questa schiera di servili prodighi non fa parte, questo in qualche modo ha fatto salvo Crosetto, che ha avuto il coraggio di manifestare pubblicamente un disagio esplosivo, direi a fatica contenuto, nei confronti, manifestarlo pubblicamente, nei confronti, a mio parere, di una gestione carismatica e patronale del PDL. Comunque, se da una parte il centro-sinistra ha fatto parlare di sé per delle primarie che tutto sommato sono ben state, insomma, sono ben riuscite, il PDL idem ha fatto parlare di sé, ma per un tentativo di primarizzazione, tra virgolette, fallito, sempre salvo sorprese, ovviamente non poteva manifestare una certa insofferenza che ha vissuto e ha fatto fortuna con i media. L'attenzione al nuovismo come filosofia politica, e parlo di Beppe Grillo. Trattasi di un'insofferenza, a mio parere, per aver perso un po' il ruolo di prima donna sul palcoscenico della politica degli outsider. E allora lui ha proposto, anzi, o meglio, ha disposto delle primarie in qualche modo per i candidati al Parlamento, chiamandole parlamentarie. Nel suo partito, appunto, il Movimento 5 Stelle, un sistema di selezione dei candidati, appunto, per le elezioni negli organi legislativi, le hanno appena realizzati. Attenti, ovviamente, forse un po', diciamo, eccessivo, diciamo, attenti a non ad evitare, tanti ad evitare un'eccessiva trasparenza. La partecipazione è stata aperta solo agli iscritti, qualche neo nell'accettazione delle candidature. Tutto un lavoro, diciamo, online, video messaggi, video candidature, votazioni online, un controllo in remoto dall'ubiquo, grazie all'ubiquo Casaleggio. Insomma, le hanno fatte come sapevano farle, vedremo chi riusciranno ad eleggere. Vedremo se in questa corsa al recupero dei gradimenti anche il conclave in futuro si trasformerà in primarie, forse le chiameranno un giorno le pontimarie. Visto che, insomma, c'è un certo adeguamento del Vaticano, della Santa Sede, ai nuovi sistemi, ai nuovi media anche. Sarebbe bello, per carità. L'unico pericolo è, in qualche modo, ed è un pericolo tutto italico, è che questo nobile strumento di partecipazione popolare e democratica non si trasformi in una cosa fine a se stessa, cioè che non segua, il pericolo, appunto, è che non segua adesso un reale sforzo strutturale dei e nei partiti volto alla trasparenza e soprattutto alla legalità. Insomma, il pericolo è che la partitocrazia non prenda coscienza che è il momento di fermarsi nell'opera di devastazione dell'Italia prima che la democrazia sia ridotta in macerie. Io vi lascio, appunto, con questa riflessione per oggi. Spero che commentiate anche
quando metteremo il video su YouTube. E quindi in definitiva auguri all'Italia. Passerei direttamente a illustrarvi il palinsesto, come di consueto, non prima di aver ringraziato della regia per questa serata Donato Volpicella, di avervi ricordato che Libri TV è un'associazione senza scopo di lucro che si autosostiene, e quindi vi invito a tutti a iscrivervi a questa associazione, e ovviamente passerei direttamente al palinsesto, se non ci stanno altri problemi. Allora, il palinsesto di oggi ha avuto qualche modifica dell'ultimo momento. Infatti abbiamo cominciato una mezz'ora più tardi perché è saltata una trasmissione che era un collegamento da Milano, e quindi dopo la virgola del direttore avremo lo spazio live alle 21:15, quindi fra qualche minuto, condotto come sempre da Giovanna Devetag, e sarà appunto una conversazione con Marco Verdone, autore una conversazione sul libro intitolato Ogni specie di libertà, carta dei diritti degli animali dell'isola di Gorgona. Alle 21:45 voci transnazionali, e abbiamo appunto a questo punto delle notizie sulla Siria. Questo è uno spazio che condurrò io, e avremo come ospite Shadia Mahdi, che è Libri TV e voi che ci seguite avete già imparato a conoscere, giornalista ed esponente della comunità siriana, e ovviamente appunto parleremo della questione siriana che purtroppo non accenna a in qualche modo a rasserenarsi perlomeno, e a dar pace alle comunità civili che sono martoriate in queste ore. Alle 22:15 la striscia filosofica, questo nuovo spazio, questa sera a cura di Luca Taddio avremo una conversazione su un libro intitolato Il porno espanso, dal cinema ai nuovi media, Mimesis Edizioni, conversazione con i coautori Federico Zecca e Giovanna Maina. Come ho detto appunto, abbiamo questo spazio a cura di Luca Taddio. Alle 22:45 un altro spazio incentrato su un libro, e in questo caso sono le note di lettura di Giancarlo Calciolari, il titolo appunto di questa puntata l'abbiamo chiamata Tavola con i libri, e sarà appunto una nota di lettura, approfondimenti sul libro Introduzione al mondo, notizie minime sopra gli spacciatori di felicità di Idolo Oxvogli, penso, spero di averlo pronunciato bene, editore Scepsi e Mattana. Questo spazio appunto terminerà intorno alle 23, quando appunto avremo, sempre sperando che tutto quanto vada come previsto per quanto riguarda gli orari e i collegamenti, il consueto spazio antiproibizionista di notizie e approfondimenti che si chiama Leggera Euforia, condotto e curato da Claudia Sterzi. Il giorno dei festeggiamenti in Washington dopo il referendum che ha legalizzato l'uso ricreativo di canapa e tante altre notizie sull'antiproibizionismo, politica sulle droghe e guerra alle droghe, a cura di Claudia Sterzi. Prevediamo per le 23:30 di concludere le trasmissioni. Io vi ringrazio ancora per aver iniziato a seguirci in questa serata di dirette, do lo spazio alla regia, continuate a seguirci con Spazio Live, noi ci vediamo alle 21:45 con le voci transnazionali. Grazie ancora e buonasera.